Questo è proprio Juventino. Come lo puoi dire? Se io giocassi a calcio, dove sarei posizionato? Panchina. A che ora esce questo video? Non è che la donna è alcolizzata. Disegni proprio male. Non ti azzardà. La devo far indovinare, non ce la andiamo. Preliminare. Tu no, come li fai preliminare? Non conosci la cara dei incalliti? Girare? Che no, girare? No. Yeah. Amici, seconda puntata del nostro quiz. E già vedete, posso fare l'introduzione come alla box? Come no? Assolutamente sì. Allora, siamo pronti con il nostro secondo quiz. All'angolo blu, al peso poco, un po' più del dopo l'Isola dei Famosi, ma manco tanto. Peso piuma. No, l'altezza è da welter. Potresti essere un welter alto, eh? Sì. È una cosa importante. Comunque, on the blue corner, Simone Awe! Devo applaudire? Cioè, devo applaudire o... Tu lo devi, guarda brutto. Devi fare quegli sguardi. Bravo, così facciamo quelle cose da foto, poi le finte risse, sai, queste cose. Da me Gregor quando si presenta. Tu dovresti essere on the red corner, ma in realtà è marroncino brutto questo, quindi non so se si può dire red corner. No, non è proprio... E on the red corner... Sempre molto peso, forma normale. Ricky Dose! Bello, siete pronti? Siamo prontissimi. Prontissimi. Siamo 2 settimane che ci stiamo preparando a qualsiasi Io cosa. Io 2 settimane che mi preparo a questa presentazione. Ho già dato tutto. È già finito. Dovevo scendere il microfono, quello così. E quindi, senti, tu stai festeggiando un po', no? Sì, sono... Ancora da mesi e mesi festeggio. Sì, 3-4 mesi, ma percepito sono già 2 anni. Però abbiamo a disposizione ancora altri 33 anni per festeggiare, quindi è il periodo migliore della mia vita. Ricky un po' meno ha festeggiato quest'anno. No, non diciamo la mia fede calcistica, forse meglio. No, diciamo. Io tifo sì. Juve, però... Vabbè, ma adesso c'è il ricomincio. Dopo un anno di difficoltà, però avete azzerato e potete riprendere. Ma qui le vedete insieme se c'è Juventus-Napoli? No, è una cosa terribile. Ogni volta che gioca il Napoli o la Juve io blocco lui blocca me di conseguenza perché non c'è proprio un punto di incontro. Dopo lo scudetto io ho dovuto bloccare tutte le storie di suoi parenti perché ogni settimana festeggiamo sto scudetto. Non si poteva vedere questa cosa. Quante feste hai partecipato? Comprese quelle dei parenti... Più di quelli degli scudetti. Più di 3 feste, sicuramente quello. Allora, vi spiego brevemente come funziona. Ci saranno 4 prove. Daremo dei punteggi. Poi me li ricordano i punteggi perché io ogni tanto... Sono il primo gioco 5 manche a testa. Ogni manche vinta è un punto solo. Ok, perfetto. Questo è praticamente tabù. Quindi 5 manche a testa per 46, 47 domande. Un'ora e mezza. Un giorno e 2 che teniamo qua per registrare, non c'è problema. E siete venuti e sfruttiamo fino alla fine, giustamente. Non è? Noi così, il canale si fa così, cioè quello che c'è si sfrutta. Quindi, allora, la prima prova è tabù praticamente. Ok. Quindi io darò a te il primo cartoncino, tu devi fare indovinare la parola, però non puoi utilizzare le parole che sono scritte qua. Ok. Per farglielo capire. Pronto? Sì. Sei pronto? Partiamo subito così? Gone! Primo round, vai! Mamma, oddio, difficilissima. partiamo malissimo. Realizzazione? Dimentica la parola che ho appena detto. Ripartiamo da capo. La metti al centro e di testa la butti dentro. Prima che cosa ho fatto? Prima quando? Prima del mio colpo di testa, ah, che cosa okay. ho fatto? Ok. Cross. Un cross. Oh, ricca, ma questo è proprio Juventino, come si vede che non Dio, sono un... No, prima del mio prima del Prima, mettendolo al centro, che cosa ho fatto? Un assist. Assist! Grandissimo, non era facile. No, ho provato a fargli un assist, ma non l'hai. Esatto! Non l'hai recepito. Lo sto facendo in questo momento. Quindi è valida? Anche valida, se l'ho sbagliato. Valida. Okay. No, valida. Rubata questa, quasi. Ti diamo mezzo punto. Vai. Lo puoi fare durante un rigore se sei uno spavaldo. Il cucchiaio. Rapidissimo! Grandissimo! Spavaldo è notevole. Non molto Spavaldo notevole. Spavaldo è un po' cultura anche. Diciamo. Infatti lui è laureato rispetto a me. Sì. Si vede. Fisioterapia. Fisioterapia, che cioè sei Spavaldo anche.
c'erano dolore da tantissimo. Quello è il video dopo quello. Ti scrocchio tutto. ASMR però. Vai. Se io giocassi a calcio, dove sarei posizionato? Panchina. Quindi l'hai vista giocare a pallone? Sì, purtroppo sì. Mi ha raccontato anche un po' di cose, quindi. Ma sei stato in una squadra? No, non è che giocavano gli altri a Napoli e io giocavo fuori. Io ero molto bravo perché non sapendo portare palla al piede, tiravo da centrocampo. Grande potenza. Sì, tu hai giocato? Sì, fino in Serie D. Ah però. 15-16 anni di calcio, col Pordenone. Ah però. Sì. E poi come sempre i legamenti. Poi vai. Sì, ho fatto una gira. Sì, ho rotto due volte. Crociato e menisco. No, è verissimo. Sì, sì. Terribile, quindi è smesso proprio quando il Pordenone ha cominciato a salire. Esatto, me ne sono nato io e finalmente sono riuscito a salire. Ecco, potrebbe essere legata in questo esatto, senso. Esatto. Va bene, prossima parola. Lo utilizza un giocatore che corre troppo ed è illegale. Oddio, aspetta, a che ora esce questo video? Ma come si chiama all'interno del mondo del calcio? Il controllo anti... Doping? Non c'è controllo. Bravo, non c'è controllo. Ho trovato un link, nel... Giusta. Grandissimo. È una domenica molto particolare. Misteriosamente io non sono in panchina perché sono stato espulso. Dove sono costretto a vedere tribuna. La partita? Tribuna. State andando come delle lippe, amici. Non ci credo. Il destino. Io mi sono rotto che cosa esattamente? Crociato. No, no, l'altro. Il legamento. No, l'altro. Quanta cosa ti è scassata? l'altro legamento. Mi stai chiedendo dopo, cioè il legamento. È che lui non è proprio studiato, quindi... No. Il legamento, il crociato, il... È giusto, l'hai detto giusto, è un legamento, però non è il crociato, è quell'altro che si rompe... Che si rompe anche quello in due... Tibia e perone? No. Sono quelli che vanno sempre come il tendine d'Achille, no? Il talone d'Achille. Qui Simo, cioè, ti ho già detto tutto, non posso... Se non è legamento crociato è... Il? Perché non è un legamento, è una... Vabbè, non te lo posso dire. Ah, ho capito. Il menisco. Il menisco è una cartilagine... Mezzo legamento. Punto questo, mezzo, questo mezzo, io mezzo. Quindi tu in teoria saresti indietro di un punto rispetto a lui, hai preso due volte... Ah no, mezzo l'aveva preso lui. Mezzo l'ho preso io. Siete pari. Sempre io? Ah no, giusto. Ma l'ho già visto. Stadio Olimpico. Sono rincoglionito. Vai. Ci abbiamo una riserva? Se non è Cristiano Ronaldo? Messi. È un suo collega. Vabbè. Lo zio. Blu cerchiati? Ah, non c'era, bravo. Sampdoria, grandi. E mo ce l'avevamo una che... Ma invento una io, dai. Facciamo un personaggio. Cioè, non posso dire niente. Io ho fatta un po' complicata. È il prossimo probabile pallone d'oro molto giovane. Alan, ma grandissimi. Oh, ma siete andati alla grande. Che facciamo? Diamo un pareggio praticamente. Pareggio, ma mi sa che finirete un sacco di cose in pareggio. E il primo round si conclude probabilmente con un pareggio, non ci sono stati colpi decisivi. E quindi passiamo al secondo round. Secondo round, ci siamo trasferiti velocemente nella nuova postazione, però volevo prima parlare un pochino di questa nuova esperienza della vostra tournée. Siete partiti, devo dire, con un grandissimo successo, perché era un po'... immagino che all'inizio abbiate cercato anche di fare un po' un esperimento, no? Per capire come andava. È andata alla grande. Sì, per fortuna sì, siamo riusciti a vendere i biglietti, quindi... Sì, diciamo che abbiamo riadattato un nostro format di punta che si chiama Esperienza DM, che facciamo sul nostro canale, abbiamo cercato di riportarlo anche a teatro. Ma così per Giova, abbiamo detto facciamo una puntata zero in quanto speciale dell'inizio della successiva stagione. Poi abbiamo visto che abbiamo riempito, abbiamo guadagnato, detto perché non facciamo tournée in tutta Italia. Esatto, sfruttiamo questa cosa. Mentre contavate. però è diverso, cioè comunque... Voglio dire, fare contenuti su YouTube, non necessariamente, anzi quasi mai sei in diretta, si registrano le cose. Lì invece hai due cose. Primo, sei live
Il secondo è il contatto diretto con le persone, quindi immagino che sia una cosa molto diversa. È tutt'altra cosa, è molto, cioè, sotto molti aspetti è molto più soddisfacente avere il riscontro immediato. Cioè lì riusciamo a capire che stiamo lavorando. Sì. Cioè quando finiamo età oggi abbiamo lavorato, però sicuramente la cosa che ci aiuta è che tutti i nostri video fatti da 10 anni sono tutti quanti improvvisati, della stessa cosa che poi facciamo a teatro, noi ascoltiamo questi vocali abbastanza particolari di cui non conosciamo l'esistenza e poi reagiamo di conseguenza, e poi il pubblico è parte integrante dello spettacolo, perché poi noi scendiamo dal pubblico e facciamo raccontare anche le loro storie, quindi è bello, poi soprattutto quando i teatri sono pieni di ragazzi, è carino. Poi c'è anche il pubblico di Righi, che ci sono questi giovanotti di 40 anni, quindi c'è sempre questa... Oh, prima di tutto non te permette, no, 40, pensa, 40 anni per me sono già giovani. Ma poi c'ho 28 anni. Hai capito? Sembra... Cioè lui ne ha 2 in meno di me, non è che... Avessi detto, hai capito? Io non ve lo dico quanti anni ho, perché se fate la somma vostra siete più giovani comunque per me. Quindi preferirei evitare questa cosa qui. Va bene, secondo ora prosegue la tournée. Sì, prosegue. Dopo l'estate anche. Esatto, dopo l'estate abbiamo un po' di date, copriremo in grosso modo tutta Italia, quindi si spera che vada bene. Quindi da novembre. In da teoria, novembre. Parte integrante poi sul palcoscenico c'è anche la lavagna. Che... Ah, e che fate con la lavagna? Niente, c'è una scritta. Siamo due stronzate. C'è una scritta che rimane lì tutto il tempo e basta. Perché per la lavagna per me è stato importante sui social quando sono partito con quelle cose. Adesso un po' che non facciamo qualche lavagna, dobbiamo rifare qualche lavagna di quelle con i voti, sai, quelle che facevo lì, che faccio arrabbiare tantissimo. E poi si mettono lì, no, 7, 7 e mezzo, peggio che a scuola, no? La prof mi ha dato 7 e mezzo, merita molto, ecco quelle cose. Va bene, allora, secondo round, bisogna disegnare le parole che vi do e l'altro deve indovinare. Oddio san, tutta per intero? Tutta, sì. Ok, ok, ce l'ho. Pronto? Ce l'ho, via. Ce l'ho. Oh, concentrati. Sei tu che devi disegnare allora. Bene. Allora. Ok, vabbè, ho capito cos'è, non serve che i dettagli. Okay. Che cos'è? Che cosa? Aspetta. Che cos'è? Non aspetta. Stai indicando niente. Che cos'è questo? Una palla. Aspetta. Beh, giustamente, essendo pallone. Questa che cos'è? Cos'è, Simo? Hai preso un po' lontana, Simo, secondo me. Ah, un volante. Sei venuto qui con che cosa? Con l'auto. Ok, quindi questa che cosa sono? Ok, ho capito adesso. È un'automobile. No, questa qua. Una ruota. Ok, questa? È Roma. Ok, tu metti insieme 1, 2, 3, 4. Dei numeri. Ok. Alle 8, da piccolo. Sì, ho capito, non mi viene il termine, la ruota della fortuna. Non è indovina il film, è un'altra cosa. Questo, tu sai questo, che cos'è questo? Un calcio di rigore. Ok. Ora fai il ragionamento inverso. Questa qui è l'ultima parte. Sì. Quindi partiamo dall'inizio. Che cos'è questa? Questa cosa qui, che cos'è? Questo rebus meraviglioso. Ti sta incazzando piano piano. Andiamo. Per la ruota di Roma sì. Ci sono 5 numeri. Sì. Come viene chiamata questa cosa? Quando per la ruota di una città ci sono 5 numeri? Che cosa sto guardando in TV? Sì, non mi viene quel termine, quello è il problema. Mamma mia. Non ci ho mai giocato con la cosa. Ma non si gioca. Sì, però. Lotto. Oh. Ok. Però non è proprio il lotto. Ah, l'ho capito! Lotteria dei rigori! Oh! La possiamo dare, però bravo, alla fine ci siamo arrivati. Ma come hai fatto? Tu lo sai che se un telecronista dice lotteria dei rigori, io mazzo, io da me. Sì. Seconda parola, possiamo dire che è un personaggio. Ok. Ok, un personaggio. Oddio santo. Ci assomiglia, eh! Aspetta, devi concentrarti su questa cosa. Ci assomiglia. È l'uomo più stilizzato che abbia mai visto. Ah, ho capito! Oh, è un rebus anche questo. Ma tu ragioni solo con i rebus, ho capito. Amo i cuci verba, che colpa mia. Siamo parlati di un personaggio. Sì, ma non ho capito neanche cos'è l'oggetto io. Questo. Fammi capire meglio cos'è l'oggetto. Ah, è un dito medio, ok. Che dito medio? Ma che c'è scritto XXX sul dito medio, te? Questa è una donna, questo che cos'è? Un rossetto? Ma che non riesco a capire che cos'è? Disegni proprio male. Non ti azzardà. Ah, una bottiglia. Ok. Quindi, se dalla prima parte abbiamo una donna. Sì. E quello è un personaggio. Ok. Da questa abbiamo una bottiglia. Non è che la donna è alcolizzata, non ci stiamo riferendo a questa. No, questa ho capito. Qui. Quanti tipi di alcolici conosci? Dimmi tutti i tipi di alcolici che vodka, conosci. Vodka, gin.
Basta, basta. Tu di Pordenone, Friulano. Contro. Boh, andiamo troppo nel mercato enologo. Rum. Quindi. Questa è una? Donna. Quello che hai detto prima era? Bottiglia. No, rum. Rum. Donna rum. Però non sono facili, eh. Non sono facili, però quando c'è un artista come me qui davanti tutto è molto più semplice. Mamma mia, filo di idee, oddio. non sto disegnando nulla di peccaminoso, ok? Hai fatto benissimo questo. Questo sì. Sono abituato a fare queste forme sulle lavagne. Così piccoli. Ti si adatta. Questa è una parola che non ha senso, per esempio, quindi dimenticala. Bravo, vabbè, non si potrebbe usare, ma te lo do il numero. Ok. Minuti di recupero sono quelli? No. Tu hai visto un minuto di recupero di un quello? Non lo so. Aiuta. Fischio, quando... uno. Guardi questo? Sì. Qui non è uno, eh? Se non è uno, è... Primo. Primo minuto. Primo... Fischio iniziale. Va bene, fischio iniziale, va bene. Grande, grande. Vabbè, questa facciamo semplice, eh. Questa della... 4, 2, 3, 1. Sì. Via. 4, 2, 3, 1. Retropassaggio. Ma te, adesso. Ah, quella freccetta c'entra qualcosa, però. Sì. No, sono scemo io. Passaggio. Allora, Ricky, io sono Zeman in questo momento. Okay. No? Datemi la sigaretta. Ti sto facendo esattamente vedere che cosa. Questo che cos'è? Un modulo, una formazione. Ok, quindi se io ti dico tu. Sì. Ah, ok. Io sono esattamente quello? Difensore. Difensore. È stato un passaggio. No, pensavo fosse casuale la freccetta, capito? Che mi metto a fare gli schemi, metto a fare adesso. Perché è la difinitura, ma che è? Ok. mi guardi intensamente. Ecco, il disegno ce la fa per... Va meglio con la telepatia rispetto al disegno. Questo è lo stesso uomo di prima. Si è tagliato i capelli. Sì, esatto. Come si fa sta cosa? Mamma. È difficilissimo. non ne ho idea. Una sciarpa? Cioè, tu mi fate perdere 10 minuti con il difensore. Ho disegnato una scarabocca sciarpa. Ma è giusto? La parola proprio. Allora. Ma cosa? Grandissimi. Ho immaginato il movimento. Cioè, quello. Donna Ruman è che lotteria di cosa? Sciarpa subito. Vabbè, questo è, diciamo, un must per quanto mi riguarda. Stessa formazione tua di prima, schierata in campo. No, non me ne sono in più. Quello chi è? Quello è. È una riserva. Oh, guarda bene, Questa che cos'è? È la palla. Esatto. Ok, ce l'ho. È formata da due parole? Sì. Tiki taka? No. Vabbè. Però quasi, guarda, ti do un minutaggio. Vabbè, concedimelo. Sì. Siamo al 90esimo. Okay. Quindi stiamo vincendo. Stiamo tra facendo Melina? No. Sì, tipo. C'è una percentuale anche delle due squadre. Possesso palla. Bravissimo. Bravo, grande possesso palla. Seconda parola. Questa secondo me è un po' difficile. Complicata? Insomma. Aperte parentesi, grazie. Quello mi fa il logaritmo in base questo, a 3. Questo è difficile. Ti concedo i numeri. È un tempo questo, okay. A caso. Devi stare tranquillo, non devi farti prendere all'ansia. Devi stare tranquillo. Non è che sono tutti come me a disegnare. No, Simo, non... Cioè, tu non hai idea. È veramente lo sai che ci sto pensando? Vediamo se riesco... Posso chiedere aiuto? Aiuto da casa? Aiuto da casa? Ma vai a fare. Come faccio? Se tu fai tipo... Questo è l'aiuto da casa. Essa. Che disegna peggio di voi. Ah, okay, questo cos'è? È il tipo il cronometro dell'arbitro. Bravo. Okay. Così si fanno i disegni, guarda. due dettagli. Allora, questo è il cronometro. Oddio, gira. Ok. Quella è la sciarpa di prima tua. Dai, come glielo possiamo far vedere? Quindi, diciamo che... è impossibile. No, è impossibile. È difficilissimo. Quante parole sono? Sono due parole? Sì. Tempo? Esatto. Okay. La seconda? Tempo effettivo.
Io lo so, sapete perché? Perché io seguo questo canale e si parla sempre di tempo effettivo. Bravo, sì. Grandissimo. Madonna, bravo. Questa vale 5. Questa vale 5. Questa era Madonna. Questa era veramente... Vai. Ok. Ora è tutto in discesa. Ora è tutto in discesa. Attento. Questa che cos'è? Ah, quello è un modulo? No, no, proprio... Lo schema? No. La tattica? No. Un campo? Anche questi? Sono giocatori? Sono calciatori? Tutti? Tutta la rosa? La squadra? Bravo! Bravo! Guarda, io sarei passato... È il Paris Saint-Germain? No! Manchester City! No. Bravissimo! Ma grandissimo! Qui sei stato bravissimo, guarda, veramente. Notevolissimo, notevolissimo. Vabbè, dai. Parto sempre da questo. Questo è l'allenatore che dà delle... Allenatore. Facile così. Pensavo che fossero state delle indicazioni. Lascio questa, te lo giuro. Sì. Parto da questa. Sì. Questa è la... il capitano. Capitano, allora! Beh, finale in crescendo. Finale incredibile. Finale proprio pom 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 pom. Ricco di emozioni questo. Bella doppa, ricco di emozioni. Ha vinto lui? Ho vinto io. Hai vinto perché? Perché io glielo l'ho aiutato, però con l'aiuto, quindi mezzo punto in realtà. Diamo in più, però. Mi dicono qui il notaio, cioè abbiamo la notaia, anzi abbiamo, che ha decretato il vincitore. Quindi se andiate a recuperare nella... Terzo round. Allora, terzo round, Mimi. Pronti? Mimi. Madonna. Mimi. Pronto? Sì. Prima parola, vai. Ok, sono un calciatore che sto arrivando agli spogliatoi, messi... Spogliatoio. No! Spogliatoio? Azzeccato proprio. Ma ha una cosa... Una velocità, ragazzi. È da anni che faccio il mimo. Lo chiamo il Charlie Chaplin di Rodoredo. Vabbè, questo è facile. Patata. Bellissimo. Ma come pari tu? Un passaggio, comunque. Aspetta. Passaggio. No, non me la dà. Troppo alta. No, è alta. Giovinco. No, non sei ancora entrato nel mio discorso, okay. Cioè nel mio ragionamento. Oddio, troppo... Raso terra. Guardami. Qua ci stanno i soldi, questa qua non ci stanno, quindi è tipo a zona retrocessione, a serie D. Campione eccellenza. La zona è quella. Qua. Mamma mia. Campionato dilettantistico. Dilettanti. Bravissimo! Ma ragazzi, ma qua si vede anche proprio che siete in sintonia. Sì, c'è una sintonia un po'. Perché su certe cose è veramente la sintonia. Potremmo avere mille skill, invece indoviniamo ste cavolate. Potremmo diventare milionari, invece no, sappiamo fare ste cose. Raga, un attimo, Io, te la do, tu, Maledè, 1-2. Calma. Io sul primo che è stato, tu me la torni dietro e io la dico filtrante. Contropiede. Dov'hai? Fuori gioco lì, Non te si vede? Okay, questo è il fuori gioco, questa linea è il fuori gioco. Questa è la difesa. C'è la linea alta. C'è la barriera. Schema. Schema tattico, com'è? Giusto, schema era. Sì, era schema. Schema solo schema. Ok. E quello di prima? È il possesso palla. Ducaz ti dà. Palla fuori, stiamo perdendo tempo. Cancella tutto. Faccio un passaggio, torna dietro. Quello che è il tempo, quello è il tempo, è il cronometro? Il risultato? No. Io la passo, 1, 2, 3, 4, torna indietro.
A me, a lui, all'esterno, piano che... Che direi giù tutto. Ok, di me state dare? Io non riesco a capire, fammi capire che è qualcosa. Ancora altro tempo di minuti di recupero. No. Aspetto poi di però, cioè non è che devi, mi devi mimare, aspetta. Lo fa così e va. Ok, uno, due, tre. Calci piazzati? No. No. Più, più di contesto. Ah, sono statistiche. Io, tu lo sai che non so bravo a fare il gioco dei mimi. No, alcuni no, alcuni difficili secondo me. Vai, primo. Mamma. Vabbè. Coppa. Quando è grossa sta coppa? Che coppa di giù? No, pensavo fossi tu la coppa. No, no. Esultanza. Chi è che segna che... Sarabia, attento, piano. Aspetta. Quella è la bomboletta. Bravo. Ok. Ah, ok. Quarto uomo. Allora, nei campi di Serie D forse i cambi li fanno con la vernice spray. Arbitro. Guardaline. Ultras. Tifoseria. Mm? Striscione. Striscione! Ah! Vai! È difficile, ma la devi indovinare. Ok, allora. Come la faccio indovinare? Ma che cosa? La telepatia! È andato sulla telepatia perché è troppo difficile. Ha deciso che è meglio provare la Uriel. Bianconero, Juventus. Capitano? Alex Del Piero. Ma grandissimo! Ma questo è un tripudio questo! Ma questo è bellissimo! Volevo fare il cinguettio della pubblicità quella. Sì, e poi mi mandavi fuori strada così. Mi dici Del Piero cos'è per un tifoso juventino? Sai che io, a proposito di questa cosa, c'ho un in camera dove vivevo con i miei genitori, a Pordenone, il calendario della Juve tipo del 2005, fermo sull'immagine di Del Piero, perché per me ha rappresentato un sacco durante la mia crescita, perché poi quel tempo il calcio era l'unica cosa che contava nella mia vita, certo. Non c'era nient'altro, quindi è un idolo anche quello. Questo è facile. È facile. Lo stemma, logo. Sponsor. Sponsor, grande. E quando si tratta di ADV. Ok, ok. Riscaldamento. Si vede che ha giocato, come dicevi, si vede. Che... L'hai fatto proprio bene. Ma io quando mi riscaldo spesso sono sempre così. Questa è Maradona quando entrava, sai, con la canzone così. Life is life, la na 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 na. L'ultima. Oddio. Attenzione, questa secondo me è difficilissima. 4. 4 scudetti. 4 sponsor. No. Oddio. No, è solo la prima parola che è difficile. Okay. Allora. Sì. Sostituzione? Calma. No. Quando non sa cosa fare. Fai Juventus. Bianco nero. Squadra. Ok. Quarta squadra? Ah, una squadra bianconera. Siena. Juventus. Udinese. Newcastle. Ma è uguale che sia bianconera. Sì. Udinese, Juventus, Siena e Newcastle. Cioè praticamente la differenza è tra fare così normale, così incazzato e così incazzatissimo. Esatto. Ok, spensierato. Ah, bravo. Cerchio. Circolare. Oh. Ma tu ce l'hai in te, voi lo sapete. Non è la stessa cosa. La sciarpa. No, la devo fare indovinare, non ci andiamo. Cambiate le batterie. Deambulare. Roteare.
Aspetta, aspetta, ti aiuto. Ok. Sì. Come si giro. Oh! Giro del mondo. No. Ah, ola! La ola! Sembravi a un passo! E ti sei buttato da casa! Ma ti ha fatto tutto su butello e poi ti dice ola! Faccio così se ti dice ola! In effetti! Giro! Girone! D'andata! Concentrati! Sì? Ah, ok, è un rebus questo. Sì. È un ma che vuoi? Preliminare. Tu come li fai preliminare? Io nazionale. Non lo voglio indovinare, te lo giuro. Già faccio ciù, oh, basta, c'è sta. Girona all'italiana. All'Italia. Qual è la nazionalità? Cioè così è l'Italia, così, subito. Sì, e quindi vince lui questa del, vince lui quella dei mimi, hai perso per colpa sua. Te ne dico, io con, immagino... con tutta la fatica che hai fatto. Tu mi devo fare, non ce la devo fare. Ecco perché non volevo indovinare. Ultima prova. Lui è in vantaggio di due, però... ma grazie a me è in vantaggio, non ho capito come funziona questo gioco, però... Questo gioco funziona, che praticamente è come da Fazzi, è un gioco alla da Fazzi, cioè fai così. Per... Però, comunque, puoi sempre, è il divertimento che conta. E il gioco consiste in questo. Abbiamo un divaricatore. Oddio, che dobbiamo fare? Divaricatore di che cosa? Di bocca. Ok. Prima di iniziare, posso chiedere una cosa? Ne abbiamo due, se non inizio io? No, no, abbiamo... ne abbiamo due. Ma quella è pa' saliva che scende? Sì, esatto. Okay. Quindi il gioco è devo provare a non vomitare. Com'è? Esatto, esatto. Okay. Sia noi qua che loro a casa. Io vi do delle frasi e tu devi cercare di far capire le frasi. Sei pronto? Vai, questa è la prima frase. Concentrate. Concentrate. Il calciatore se le ha la caccia al cielo. Il calciatore se le ha la caccia. Il calciatore solleva la coppa al cielo. Solleva. Il calciatore sollevò la coppa. Che dici a? Festeggiando. Festeggiando. La vittoria. Come sei snob. Festeggiando la vittoria. Con un sorriso smagliante. Con un sorriso smagliante. Vai, è andata. Il calcio è uno sport. Dillo. No, continua. Il calcio è uno sport di squadra. Il calcio è uno sport di squadra. Che coinvolge passaggi rapidi. Che coinvolge... Passaggi rapidi. Passaggi rapidi. E precisione nel controllo del pallone. Che coinvolge passaggi rapidi e precisione nel controllo del pallone. Grandissimo, oh. Grandissimo. Vai. E poi l'altro abbiamo tutte e due le erbe moscia, con sto coso in bocca. Tutti e tre, tra l'altro. L'allenatore in... Incarti. In. È l'unica lettera che non si riesce a dire. Incarti. Imparti. Oh, bravo. Oh. Indicazioni ai giocatori con voce decisa. L'allenatore. Incarti. Impartì. Indicazioni. Delle indicazioni ai giocatori. Con voce decisa. Voce. Voce? Voce decisa. Con voce decisa. Preparandoti. Per la partita. Preparandoti per la partita. Grande. Oh. Gli attaccanti agili driblano con destrezza. Gli attaccanti agili driblano con destrezza. Difensori incalliti. Non conosci la parola incalliti? Per raggiungere la rete. Vai. Ultimo. L'esterno destro. Corse lungo la fascia.
Superando l'avversario con una finta. Superando l'avversario con una finta. Grandissimi! Grandi, veramente grandi. Il calcio. Il calcio? Ma sei messo male, eh? Non riesci a dire calcio? Il calcio? Il calcio è lo sport. È lo sport? No, è una. È uno. È uno? È una sport. Eh? È uno. Ah, il calcio è una sport. Il calcio è uno sport? Che richiede velocità. Che? Richiede. Richiede? Velocità. Velocità. Agilità. Agilità. È una buona tecnica di tiro. Sudafricano, sai, improvvisamente. E? È una buona tecnica di tiro. È una buona tecnica di tiro. Oh. Il difensore scivolò. Scivolò? Sei napoletano, quindi. Il difensore scivolò. Il difensore scivolò? Il difensore scivolò per contrastare. Per contrastare? L'attaccante? Bloccando. Bloccando. Il suo tentativo di... Il suo tentativo? Di segnare. Di segnare. Ok. Il centrocampista. Sì? Passò. Passò? No. No. Alzò in aria. Alzò in aria? No. Alzò in aria. Passò in aria? Alzò? Tirò in aria? No. Ne alzò. Ne alzò e alzò. Il centrocampista. Il centrocampista? Alzò in aria. Ah, saltò in aria. No, alzò. Alzò in aria. Balzò. Oh, balzò. Un termine antiquato. In aria per colpire la palla. In aria per colpire la palla? Con un potente. Eh? Con un potente. Con un potente. Con un potente. Colpo di testa. No. Oddio. Vai. Addio. Occhio, occhio alla saliva. Ho visto una liana. La palla. La palla. Rotolò sulla linea. Rotolò sulla linea. Di porta. Di porta. Sfiorando. Sfiorando. Il palo. Il palo. Sfiorando. Sfiorando il palo. E facendo. E facendo. Sussultare. Però l'ho capito, sussultare. Bravo! I tifosi. I tifosi. Oh. Il portiere. Farò. Parò. Il potente. Il potente. Tiro. Tiro. Al volo. Al volo. Facendo. Eh? Facendo. Facendo? Sì. Vivare. Si sta trasformando. Girare. Girare? Che girare? Perché girare lo dici bene poi? Non è girare. No, non è girare. Facendo girare le reti. Le reti? Ah, vibrare. Facendo girare le reti. Le reti? Del gol. Del gol. Ah. Grandissimi! Decretiamo il vincitore? Ma tanto... Olè. Oddio. Allora amici, questo è il gioco che abbiamo fatto, il senza giacca. Questo è un gioco di discussione sportiva. C'è una parte in cui bisogna rispondere a domande, poi invece una parte in cui c'è un argomento e bisogna discutere tra amici dell'argomento e poi c'è uno che decide se si vince o se si perde. È molto più semplice da giocare che da spiegare, però insomma è anche semplice da spiegare. Sport e dialettica, e lo vediamo arrivare perché ha vinto lui! Grande! Ma anche perché io ho perso, perché già ce l'avevo a casa. Quindi, grande. Onore a te, Rick, bravo. Grazie amici, siete stati simpatissimi, divertentissimi. Grazie a te, spero di cuore. Molto. Peccato per lo spettacolo finale, ma... ma quello è impagabile, secondo me. Siete stati veramente simpatici e divertenti. Se volete iscrivervi al canale, iscrivetevi. Ma soprattutto se volete iscrivervi, se non siete già iscritti, perché sono talmente tanti che probabilmente saranno già iscritti, però non si sa ancora mai, per non caso si sa mai. Non siete iscritti, iscrivetevi. E invece, se volete andare a vedere nella loro tournée a teatro, avete già qualche data, qualche... No, diciamo le città, così si preparano. Non ne sappiamo ancora, quindi noi vi invitiamo a venirci a vedere su Insta, perché puntualmente poi tramite post e stories lì andiamo a caricare... Andiamo a comunicare le date volta per volta. E non perdeteli dal vivo, perché sono divertenti almeno quanto sono sui loro canali. Ma mo faccio più il gioco del mio, Matteo, non mi frega niente. Sì. Una rivisitazione. Certo, è bellissimo. Grazie veramente di essere stati con noi. Ciao, grazie.